parlare di risparmio energetico. Senza dubbio la grande distribuzione ha un impatto energetico importante, ma oggi, grazie alle nuove tecnologie, è possibile fare molto per ridurlo. Ne parliamo con Claudio Mazzini, responsabile innovazione e valori di Coop Italia. Salve, qua con noi? Pronto? Eccoci, buonasera. Ecco, non vi sentivo. Allora, intanto grazie per averci atteso. Ecco, a lei vorrei chiedere, il risparmio energetico è al centro di numerose iniziative, quindi dalla strategia Energia 2020 dell'Unione Europea al cosiddetto Fondo Kyoto lanciato pochi mesi fa dal Ministro Clini. Ecco, può raccontarci quali sono le azioni intraprese da Coop, realtà da sempre attenta alla responsabilità sociale e ambientale, proprio su questo fronte dell'efficienza energetica? Sì, noi devo dire abbiamo operato sostanzialmente lungo tre aree, la prima delle quali ovviamente riguarda quello che sono i nostri prodotti a marchio Coop. Quindi noi nel 2006, e devo dire con un'iniziativa assolutamente pionieristica, abbiamo chiesto ai nostri fornitori se in maniera volontaria ci stavano a una sfida, insomma in qualche modo a raccogliere la sfida di aderire al protocollo di Kyoto e quindi di provare a ridurre la quantità di emissioni legate alle proprie produzioni. Quindi abbiamo iniziato sostanzialmente a monitorare quelli che sono i consumi e a mettere a disposizione delle linee guida per ridurre ed efficientare i sistemi, perché è evidente che uno dei modi per ridurre le emissioni è chiudere le fabbriche, ma non era questo l'obiettivo. Quindi abbiamo chiesto ai nostri fornitori di riuscire assieme a noi a provare a ridurre la quantità di energia e quindi in maniera lineare la quantità di emissioni collegate alla produzione dei nostri prodotti a marchio. Ecco, mi scusi ma mi sono persa le ultime sue parole, forse per un problema di connessione. Cosa ci dicono dalla regia? Che possiamo proseguire. Allora, appunto, rimanendo su Coop for Kyoto, ma si può dire che il marchio Coop, che è già fortemente identificato con la responsabilità sociale e ambientale, abbia esercitato una sorta di capacità di attrazione nei confronti dei fornitori, quindi spingendoli, stimolandoli a un comportamento virtuoso? Assolutamente sì, abbiamo cercato di creare intorno al nostro marchio una sorta di circolo virtuoso, per cui come dicevo abbiamo chiesto sia di provare a ridurre le emissioni nel suo complesso, ma soprattutto di ridurre l'indice, cioè la quantità di CO2 emessa per ogni chilo di prodotto. Alcuni numeri, insomma, nel periodo 2007-2010, che è il periodo di cui disponiamo già i dati in maniera consolidata, a fronte di un aumento delle quantità vendute del 9,5%, abbiamo avuto una riduzione dei consumi e quindi delle emissioni dell'1,2%, quindi risparmiando ben 10.000 tonnellate di CO2. Tuttavia il numero è ridotto, nel senso che se non avessimo fatto queste azioni, se non si fosse efficientato il sistema, la crescita sarebbe stata molto molto più alta, perché ovviamente il calcolo reale in realtà è oltre 96.000 tonnellate di CO2 risparmiate, perché se si fosse prodotto con gli stessi sistemi del 2007, quindi non parlo di 1.000 anni fa, la quantità di CO2 e di energia utilizzata di CO2 emessa sarebbe stata lineare. Queste azioni ci hanno permesso di produrre di più e consumare di meno, sia in valore assoluto, ma soprattutto in valore relativo. E questo impegno per noi prosegue, perché noi anche nei prossimi anni vorremmo aumentare il numero di aziende che ci hanno seguito in questo progetto e una cosa che facciamo, ad esempio, tutti gli anni all'interno di Ecomondo, che si svolge a novembre a Rimini, premiamo le aziende che hanno fatto le performance migliori, sia in assoluto, cioè quindi sia in quantità assolute di CO2 risparmiate, ma anche in percentuale, perché è ovvio che un'azienda piccola che magari fa anche delle cose eccellenti, ma non risparmia tanto CO2, va comunque premiata, perché, come diceva l'ingegnere prima, in realtà dall'efficientamento dei sistemi è lì che si otterrà la grande quantità di CO2 che si può risparmiare. Quindi questo è molto interessante, intanto perché ci mostra che ci può essere una sostenibilità ambientale anche in presenza di una crescita, e questo un po' ci rassicura. Però, diciamo, passando dai fornitori ai punti vendita, quali sono invece le misure di risparmio energetico che Coop attua?
Sui punti vendita, ovviamente, che sono la nostra principale espressione e visibilità, abbiamo tre aree di intervento. Uno che riguarda la progettazione, perché è necessario progettare in maniera intelligente, in maniera green le strutture. La seconda è utilizzare le tecnologie migliori che garantiscono un efficiente uso delle risorse, e la terza è un aspetto fondamentale per chi fa il nostro lavoro, ovvero di avere strumenti di misurazione in continuo delle prestazioni ambientali in modo da poter intervenire costantemente su questi aspetti. Faccio alcuni esempi. Noi ad esempio abbiamo già 450 punti vendita che sono sotto un sistema di telecontrollo e regolazione per quanto riguarda la temperatura, l'utilizzo dell'energia, l'illuminazione, il sistema di riscaldamento e condizionamento, quindi per fare in modo che tutte queste misure siano costantemente monitorate in modo da agire in tempo reale per bilanciare e per evitare gli sprechi. Quindi vuol dire regolare ad esempio l'illuminazione in base all'illuminazione esterna, piuttosto che utilizzare sistemi di energia che siano ripartiti e quindi in modo da non arrivare mai a utilizzare picchi di energia, piuttosto che, e questo è un aspetto più strettamente economico, quello di fare in modo di non arrivare mai a superare quello che è il contratto fatto con il distributore di energia. L'altro aspetto importante riguarda l'illuminazione. Coop è stata la prima azienda della grande distribuzione ad aderire al progetto Green Light, che è un progetto europeo per l'utilizzo efficiente dell'illuminazione, e questo vuol dire quindi utilizzare lampade ad alta efficienza, vuol dire sistemi di controllo automatici per accendere e spegnere anche qua in base all'illuminazione, vuol dire utilizzare le tecnologie nuove. In questo momento parliamo di tecnologia LED, che come sappiamo è una tecnologia che consente un risparmio decisamente superiore. Adesso, per darvi un numero, solo questa attività significa 650.000 kilowatt all'anno risparmiati, che trasformati in CO2 vuol dire circa 280 tonnellate di CO2. L'altro aspetto su cui stiamo lavorando moltissimo è il tema del fotovoltaico. Il primo impianto come Coop l'abbiamo installato nel 2003, oggi abbiamo 113 impianti attivi con una produzione di circa 25 milioni di kilowatt ora all'anno. In più, dal 2008 sul nostro magazzino logistico di Prato, sostanzialmente attivo quello che è il più grande impianto unico fotovoltaico che c'è in Italia, perché sono 10.000 metri di tetto interamente fotovoltaico. Credo che l'utilizzo dei tetti per il fotovoltaico sia un utilizzo intelligente, a differenza dell'utilizzo dei terreni agricoli, che, come dire, per quanto personalmente, aziendalmente ritengo sia una cosa poco intelligente, poco utile, insomma. Beh, i numeri che ci ha fornito sono veramente impressionanti e testimoniano un impegno concreto e quantificabile. Ecco, prima, mentre parlavamo, scorrevano le slide del punto vendita di Conselice, che è proprio la massima espressione di tutte queste misure che voi state portando avanti. Ecco, ci può descrivere come è nata l'idea di un punto così ecocompatibile e così ben integrato sul territorio? E fra l'altro, cosa potrebbe succedere se un po' tutti i punti vendita della grande distribuzione fossero come quello di Conselice? Beh, Conselice diciamo che è un bel laboratorio innanzitutto. Coop Adriatica, all'interno del suo percorso di sostenibilità, ha deciso di creare appunto questa struttura dove mettere dentro tutte le migliori tecnologie, ma anche riprogettando in qualche modo quello che è il concetto di supermercato. Adesso Conselice è un piccolo comune in provincia di Ravenna, e chiunque possa passare di lì lo invito a vederlo, perché veramente merita, perché sostanzialmente si è provato a realizzare alcuni aspetti tutti assieme, cioè il risparmio energetico e il risparmio di utilizzo di acqua, l'ottimizzazione del ciclo di vita delle materie e dei rifiuti, e si è cercato anche di migliorare le condizioni come dire, abitative per chi ci lavora e per chi va a fare la spesa, perché si è partiti da riqualificare un'area urbana e quindi cercando di avere un punto che fosse comunque vicino ai mezzi pubblici, vicino alla Ferrovia dello Stato, vicino all'FS, che quindi fosse raggiungibile anche con modalità differenti dall'auto. E poi si è messo in questo supermercato un po' tutto quello che c'era disponibile di tecnologie, quindi da grandi vetrate per l'illuminazione, ma comunque protette in modo che il sole non faccia luce, non calore, e piuttosto che i tubi
i tubi solari, che è una cosa che hanno inventato gli egiziani qualche migliaia di anni fa. Lei sa che la luce dentro alle piramidi veniva portata con un sistema di specchi. Ecco, lei se va con 16 vede delle plafoniere che in realtà non sono plafoniere, non sono dei lampadari al neon, ma è luce naturale, e tutte le altre si regolano in base alla quantità di luce che entra dall'esterno. Piuttosto che si è creato un sistema di raffrescamento e di riscaldamento utilizzando la geotermia e i flussi d'aria naturale, chiudendo i frigoriferi, chiudendo i congelatori. E, insomma, si è cercato in tutti i modi, rispetto a un supermercato analogo, di avere le migliori performance. E, si era ipotizzato inizialmente una riduzione del 40% complessivamente di energie risparmiate, quindi di CO2 emessa, a 9 mesi dalla partenza di questo supermercato. In realtà i dati sono decisamente meglio, siamo oltre il 50% di risparmio. Quindi è evidente che molte di queste tecnologie diverranno per noi uno standard per i nuovi supermercati o per quelli che si andrà a ristrutturare. Ci sono molte tecnologie che abbiamo visto funzionare, altre che invece probabilmente funzionano un po' meno per come siamo fatti noi come supermercati. Ad esempio la trigenerazione forse non funziona così tanto come ad esempio invece funzionano altri sistemi. Però è evidente che questo laboratorio, e io mi auguro che ce ne saranno anche altri in futuro, ci deve servire per sperimentare tutto quello che in quel momento di innovativo c'è disponibile, per capire cosa sia sostenibile, anche economicamente è evidente, perché se facciamo cose che poi sono sostenibili solo dal punto di vista dei consumi, ma non lo sono dal punto di vista economico, è evidente che rimane solo un esperimento, ma tutto quello che è sostenibile sia per l'ambiente e sia economicamente va necessariamente esteso. Questa esperienza ci insegna questo, che molte delle cose che abbiamo provato con Selice sono in realtà facilmente estensibili al resto, e questo secondo me è la vera sfida. Noi come grande distribuzione e come Coop ovviamente in prima abbiamo secondo me il dovere di ridurre al minimo l'impronta che lasciamo nel nostro modo di agire. Lo facciamo nei supermercati che progettiamo e dobbiamo farlo nei prodotti che mettiamo in vendita. Ovviamente noi possiamo agire e lavorare sui prodotti a nostro marchio, anche se secondo me questa sensibilità almeno in alcuni grandi produttori sta crescendo e migliorando. Ecco, intanto vi faccio naturalmente i complimenti per questo laboratorio che si è dimostrato così valido e così interessante. Un'ultima domanda, perché poi purtroppo dobbiamo chiudere, ma come reagiscono i clienti Coop a queste innovazioni? Prima si vedeva l'immagine per esempio dei detersivi alla spina. Ecco, le persone, i clienti sono pronti a recepire queste innovazioni, le apprezzano? Ma io devo dire che come spesso accade, poi i consumatori ci sorprendono sempre in positivo, devo dire. Faccio due esempi. Il primo, lei si ricorda, noi siamo stati la prima azienda a aver eliminato le buste della spesa usa e getta in plastica tradizionale, sostituendole non con altre buste, ma sostituendole fondamentalmente con delle buste che uno si deve portare a casa e riportare, come si faceva quando ero bambino. Io quando ero bambino andavo a fare la spesa per la mia mamma e ovviamente nessuno aveva le buste, si portavano da casa. Bene, devo dire che in 2 anni, sostanzialmente 2 anni e mezzo, abbiamo praticamente ridotto del 90% la vendita delle buste usa e getta. Quindi in realtà, così come i detersivi della spina, laddove sono inseriti, le referenze vendute all'interno del supermercato con quella modalità sono sempre tra le prime. Quindi vuol dire che c'è una sensibilità da questo punto di vista, così come la chiusura dei banchi freezer o dei banchi frigo, no? Che tutti, insomma, si temeva che potessero essere un ostacolo. In realtà le persone capiscono molto rapidamente che lì c'è qualcosa di nuovo e che questo qualcosa di nuovo permette di impattare meno, di lasciare, come dicevo prima, un'impronta un pochino più lieve sul pianeta, e devo dire che ci seguono. Per cui secondo me lo spazio c'è decisamente. Beh, grazie mille fra l'altro a Claudio Mazzini, perché ci permette di chiudere questa giornata sull'energia con delle finalmente notizie estremamente positive sulla maturità anche delle persone, no? Che sono pronte, laddove vedono un vantaggio in termini di efficienza energetica, ad acquisire nuove abitudini. Grazie ancora. Io chiudo qui questa seconda giornata dell'edizione, naturalmente dandovi appuntamento a domani. Sarà una giornata molto interessante, aperta dal premio Nobel Elinor Ostrom, e che vedrà numerosi appuntamenti davvero di interesse sul termine delle risorse e dei beni comuni. Quindi appuntamento a domani alle ore 18.